Nell'ambito delle attività organizzate dalla Regione Umbria in occasione di Expo 2015 presso la sede ADI, Associazione per il Disegno Industriale, e in collaborazione con Perù a Milano e con la Scuola Politecnica di Design, si è tenuta la conferenza dal titolo Cucina e Biodiversità di Virgilio Martinez Veliz. L'attività di Food Innovation è la base di sviluppo delle relazioni economiche che Regione Umbria ha costruito in questi anni, considerando fondamentali per la valorizzazione del territorio la biodiversità, la semplicità e la genuinità dei sapori, elementi dei quali l'Umbria vanta una straordinaria tradizione. Virgilio Martinez, 38 anni, una laurea da avvocato a Lima e una lunga carriera da chef internazionale in Canada, Londra, Madrid, Bogotà e in tanti altri paesi, per poi tornare a Lima e fondare il ristorante Central, riconosciuto come il quarto migliore ristorante del mondo, secondo la classifica The World's 50 Best Restaurants 2015, al primo posto dei ristoranti dell'America Latina. Oltre al ristorante di Lima, Martinez ha anche aperto due ristoranti a Londra, per avvicinare alla cucina peruviana anche quelli che non vogliono fare un viaggio oltreoceano. Partendo dalla biodiversità, il giovane chef peruviano nel suo ristorante Central di Lima sta rivoluzionando la cucina sudamericana con ingredienti autoctoni del Perù, come la quinoa, i frutti e le erbe selvatiche. Sempre alla ricerca di nuovi ingredienti naturali, Martinez ha lanciato anche Mater Iniziative, un progetto di ricerca che vede un gruppo di ricercatori scelti appositamente viaggiare attraverso il Perù per documentare centinaia di ingredienti diversi, condividendo informazioni sul loro uso, la loro storia e spesso sul loro significato culturale attraverso una piattaforma online aperta e gratuita. Se un grande filosofo ha detto che l'uomo è quel che mangia, ha dunque ragione Virgilio Martinez nel sostenere che tramite la cucina si può cambiare il mondo. Bueno, nuestra responsabilidad es gigante. Lo chef Virgilio sostiene che per poter avvicinare le persone a un consumo ecosostenibile ognuno possa fare la propria parte, quindi non si può fare mettere un piccolo granello, ma un granello molto grande, e sostiene che molte volte si consideri superbo un cuoco che sostiene di poter cambiare il mondo. In realtà lui crede che nella cucina, tramite la cucina, si possa cambiare il mondo, si possa pianificare uno sviluppo più sostenibile, uno sviluppo migliore, e ognuno nell'ambito di questo sforzo può fare la sua parte.